di qualsiasi argomento si parli, quello che manca un po' secondo me è la visione a lungo termine. Cioè, noi abbiamo visto che adesso c'è quota 100, dal 21, l'ha detto adesso il servizio, non ci sarà più. Quindi quota 100 è una cosa che dura per un tempo relativo, diciamo, e quindi non c'è dubbio che abbia una funzionalità elettorale, ma ci sono stati già esempi anche prima nel nostro paese. I famosi 80 euro? Ma anche gli 80 euro, ma quando ci sono state le baby pensioni negli anni 70 era una finestra uguale, c'è stata una finestra che è servita elettoralmente in quel momento. Che voglio dire, politicamente è anche lecito. Io dico solamente che se abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno di riforme, non abbiamo bisogno di riforme, secondo me, a 15 giorni, a un anno, a 2 anni, ma delle riforme più sostanziali. Ad esempio in Olanda.